questo sport. Questa è solamente un'esibizione modestissima per ciò che è in realtà il triathlon. Si svolge totalmente su percorsi diversi, è tutto una gara diversa in quanto gli ostacoli sono naturali, si va in collina. Noi abbiamo fatto tanti anni fa, però. Facevamo, è evoluto talmente tanto che oggi nella nostra zona non abbiamo più un territorio adatto per poter organizzare una gara di campionato italiano. Noi come organizzatori siamo costretti ad andare verso la Valsassina, la Val Camerana, dove sicuramente gli ostacoli non troviamo facilmente. Oggi abbiamo degli ostacoli bassi, ma queste moto possono superare qualcuno di fianco, qualcuno di fianco, si cade giù. Bravo Vanni! Dillo un'altra volta, hai tre giorni di qualcuno che faccia la palo. Via, vola. Un applauso grandissimo, avete visto? E perché è bel grande? Se era gran più di lì, come faceva saltato lui? Se ha detto che no, veramente. Alessandra! Corri! Allora,
Avanti Claudio, o Ugo, non so. Siracusa e poi ha vinto la medaglia d'oro a Genova in occasione
Genova, e appunto è stato in assoluto il primo lombardo a vincere la medaglia d'oro per i giochi della gioventù nazionale. Bianchi Roberto aveva abbandonato l'attività da qualche tempo, lo vediamo molto contenti, che da qualche anno era assente a queste manifestazioni, oggi ritorna con una gas gas che è la moto e un bel applauso. Bravo Robby! E quando abbiamo poi i diversi modi di guida, cioè c'è chi guida con irruenza, chi con più di calma ma più tecnica, cioè ogni pilota ha un suo modo di esprimersi sul mezzo meccanico. Qualcosa, vero? Comunque dicevamo che questo ormai è uno è il più grosso motoclub in tutta Italia a livello di numero di atleti sul giorno. Noi abbiamo 70 sporti che non sono dilatati logicamente. Si coprono da Milano a Cuba, a Varese, spaziano fino a Valtellina. 70 atleti che tutte le domeniche percorrono sul campo di gara di tutta Italia. È stupendo, bravo Diego. Siamo tuttora il gruppo che sta vincendo il Trofeo d'Italia su 6 gare nazionali per squadre. È praticamente il titolo più prestigioso per ogni per società che si svolge su tutto il territorio nazionale. A una gara dalla fine siamo primi, il motore alzato è primo in classifica generale, ed è un risultato che stiamo inseguendo da tantissimi anni. Una roba troppo stupenda. Un applauso. Facciamo sapere chi? Prima Robby. Allora, il Diego vuol fare una prova salendo lateralmente dalla macchina, contrariamente alla tradizionale. Vai, possiamo fare prima Roberto. Prima Diego. Vediamo se riusciamo a superare quello ostacolo. Questa gas gas che è spagnola è un po' la moto rivelazione dell'ultimo anno, diciamo, è una moto che è tra le più vendute in questo momento perché sembra che sia molto più agile, più leggera delle altre, delle nostre Fantico Beta. Sono capaci. Comunque è la moto che è la novità nel settore tria e sta occupando una certa fascia di mercato che sicuramente è in crisi dovuto al momento non sicuramente favorevole, cioè vengono penalizzati un po' tutti, se immaginiamoci lo sport che praticano questo sport e che fanno il campionato Trofeo FMI, ci sono delle ragazze, sono circa una ventina, e che riescono benino, diciamo che vabbè, è pure uno sport atleta maschio questo, in quanto la forza fisica ha comunque, non è importantissima, ma comunque ha una certa determinazione. Però anche le ragazze si difendono discretamente bene, e su una gara regionale con dei maschi ne vediamo alcune a metà classifica, che non è male. È bravissimo la figlia. Bravo! Ripetiamo, siamo qui invitati alla festa del Pasquale dai nostri amici e corridori Pedroncelli, Ettore e Beniamino Moranelli, che corrono con noi ormai da anni in questa comunità del Trial,
e vogliamo ringraziare l'azienda 3Z di Zanotto Gino, Scavi e Movimenti Terra, Pavan, Manufatti in Cemento e Palestrini, Liedi e Autofici. Sala Volense riesce sopra il camion, va bene. In teoria dovrebbe salire sul camion di corsa, fare una volea alta senza appoggio, lì è difficile. Però c'è. Calcoliamo che di sopra è senza diritto perché si scivola. Ecco, ripetiamo poi i nostri attriti che rimarranno qui ad effettuare alcune evoluzioni, anche perché chi vorrà fermarsi sarà ospite degli organizzatori, e pertanto andremo avanti qualche ora vicino per poter assistere a questa piccola esibizione. Io ammiro tanto questo ragazzo perché è rimasto fermo 2 o 3 anni, ha fatto il servizio militare e poi come l'apparizione della Madonna si è ripresentato con la moto e sta facendo delle cose egregie senza aver praticato tantissimo nell'ultimo tempo. Vediamo di fare le macchine a sperare.
fatta proprio io stesso. Prendi la pinne. Guarda che le lasciamo giù e domani vengono, possiamo allenare. Pronto il dito qui. Come lì sono? Thank you.
le zone. Le prime due giornate abbiamo fatto una classifica. Mandiamo i piloti a mangiare un salamino o qualcosa del genere e alle 8 rifacciamo un'altra marcia. Grazie a tutti e buonasera. Alle 8 riprendiamo. Beniamino! Thank you.